Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e nel consueto video acquisti del mese di aprile. Quindi iniziamo subito con gli unici due giochi che ho acquistato per PC, che sono praticamente Lego Movie The Video Games, che sto facendo anche una piccola serie. Questo gioco mi sto divertendo veramente un casino, ho preso per PC perché mi costava letteralmente meno, quindi... Poi Dark Souls 2, che ho fatto l'unboxing della Collector Edition, che comprendeva questa bellissima steelbook e questa mappa in stoffa che lo sto usando come sfondo. Quindi, e poi vabbè, anche la PlayStation 4 che ho fatto l'unboxing, che è stata acquistata nel mese di aprile. Ora andiamo con i film in Blu-ray. Iniziamo con questo recupero che è l'Era Glaciale 4. Io ce l'ho già tutti e tre insieme, ma mi mancava questo, quindi l'ho preso separatamente. Poi Capitan Harlock, questo è uscito quest'anno praticamente, questo film d'animazione molto bello, devo dire la verità, che è stato renderizzato davvero benissimo, scusate il riflesso. Poi Escape, Fuga dall'inferno, con Schwarzenegger e Stallone, anche questo è un film uscito quest'anno in questa sovracoperta di cartone, anche questo molto particolare. Poi due recuperi che ci tenevo tantissimo a prendere, che li ho trovati finalmente in Blu-ray, ovvero Edward Mani di Forbice con Johnny Depp, il mitico Johnny Depp, e poi il primo Tron. Ragazzi, questo è il primo Tron, è il classico Tron uscito quando io praticamente avevo 3 anni, se non sbaglio. No, un anno avevo, uscito nell'82. Comunque io ce l'avevo ancora in cassetta, nelle vecchie VHS, non so se avete presente. L'ho preso, è stato veramente ripulito veramente benissimo. Poi, per ultimo, che occuperà un po' di tempo, è la trilogia in Blu-ray di Ritorno al Futuro, con questa sovracopertina con la scritta Ritorno al Futuro in Blu-ray, un po', diciamo, che riflette, diciamo, la luce, come potete vedere, sto facendo vedere, e qua contiene praticamente, andiamo a vederlo insieme, questa bellissima rilegatura con tutti e tre i film. Vediamo se riesco a fare un po' di spazio qui, ok, che così si vede un po' meglio, vedete? Il primo film, adesso praticamente non riesco a farlo vedere tutto nell'inquadratura, ma lo sposterò, ok, e qui c'è un libretto a colori con tipo carta fotografica lucida, con le varie diciamo didascalie, ovvero Ritorno al Futuro 1, ci sono i vari contenuti speciali, okay, lo guardiamo velocemente insieme. E poi ci sono praticamente delle frasi che ricordano il film. E questa bellissima carta lucida, fotografica, veramente ben fatto. Per chi ha seguito il mio video della mia collezione di Blu-ray e DVD, ha visto che io ce l'avevo già in DVD, però ho voluto recuperarlo in Blu-ray appena ho visto che era sceso di prezzo. Qua praticamente dietro a ogni disco c'è la stessa immagine, dietro c'è la stessa immagine che è impressa sul disco praticamente, vedete, fa. Girati. E dietro abbiamo praticamente, adesso ve lo faccio vedere, abbiamo una bellissima scena del film. Ok, so che sentirete un casino della Madonna in sottofondo, ma ho il PC acceso che comanda lui, quindi... Ecco fatto! Questi sono i miei piccoli video acquisti di, appunto, di aprile. Non ho acquistato tanta roba, anche perché mi sembrava veramente inutile, visto che ho tantissimi giochi ancora da finire, sto facendo veramente fatica
a conciliare i gameplay su YouTube e i video che, e i giochi che non faccio i video ma che comunque sto giocando, quindi è per quello che ci sono anche pochi video sul mio canale, perché sto cercando di finire quei giochi dove non faccio serie, in modo da non restare indietro quando usciranno dei titoli di cui voglio prendere su, anche su PlayStation 4. Quindi niente, qua è tutto da Genetic DNA e vi aspetto ai prossimi video. Ciao ciao!